Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica. E oggi facciamo una cosa un po' particolare. Allora, tra le critiche, e le critiche quando sono costruttive sono sempre ben accette, attenzione, non è che mi stia lamentando, ma tra le principali critiche, diciamo, osservazioni, non nemmeno critiche, che molti di voi mi fanno è che utilizzo per la rasatura strumenti troppo costosi. Senza dare, perché sono un collezionista di rasoi, senza dare anche magari appunto, anche essendo uno che è appunto molto attivo nel mercato della pognotomia, quindi un riferimento per chi non vuole uccidersi economicamente e vuole avere un set da potersi radere tutti i giorni spendendo, tra virgolette, poco oppure una cifra accettabile. Allora, io non ho voluto fare il solito video, faccio vedere il logo, aspettate, che sennò qui non va mica bene. Questi sono panni stesi pulitissimi, anzi, no, panni sporchi, no, il logo, amici della mia. Comunque, dicevo, quindi chi vuole avere un set che senza spendersi, senza svenarsi, ma senza nemmeno andare sul minimo, ecco, io faccio una proposta. Faccio l'esempio di come effettivamente ci si possa radere con una spesa contenuta e una spesa ragionevole con prodotti di alta qualità, no? Quindi senza dover per forza ricorrere a rasoi da 2 euro, cioè che ce ne sono anche, voglio dire. Allora, innanzitutto partiamo da zero, no? Partiamo da un principiante che vuole acquistare il necessario per iniziare. Ma anche per andare avanti, insomma, senza svenarsi. Allora, ad esempio, qua abbiamo un FATIP, vedete, questo è il FATIP Gentile Slant, quello storto, gold. Questo è un rasoio delicato, dolce, chiaramente forse non è proprio il primo rasoio da avere, però è un rasoio che può essere un'alternativa, può essere una possibilità per un rasatore anche quotidiano. Questo costa, io adesso ho trovato dei prezzi sui siti perché tanti prodotti li avevo già da anni, quindi non ero aggiornato. Sui 30 euro, 32 euro circa. Ecco, eccolo, guardate che bello. Dorato, una doratura molto molto ben fatta. Questa è la versione già dorata, quindi già uno che vuole avere qualche cosa di carino, di bello, con questo manico, vedete, con tutte le scanalature diagonali, senza doversi svenare. Eccolo qua, FATIP lo storto, gold. No? Quindi siamo a 32 euro. Pennello, basta andare appunto su certi siti stranieri. Qua c'è un Yaki Ferrari con tazzo ciuffo tuxedo, ve lo faccio vedere di vicino. Stiamo parlando di un ciuffo comunque datato, ma efficace, un pennello comunque efficace. Un 26 di, vedete, un 26 di nodo, e qui siamo sui 17 euro più o meno. Fatto il conto, il cambio, chiaramente bisogna aspettarlo un po', però comunque siamo sui 17 euro. Quindi siamo tra pennello e rasoio, siamo sui 30-49 euro. Ok? Poi, quindi assolutamente accettabile, voglio dire. Consumabili, anche qua abbiamo prodotti di qualità a prezzi bassissimi, di qualità nel senso che comunque qualcuno non sarà d'accordo, dirà ma no, ma qui linci, però in realtà funzionano. Ad esempio, a me piace molto questa crema che ho pagato neanche 2 euro, la Wilkinson Classic Razor Cream, questa è tedesca addirittura, lo comprai in Germania. E quindi si può assolutamente radere con cifre accettabili. Prendiamo una ciotola, una ciotola di casa, questa qua non è neanche da barba, no? Una ciotola di casa, quelle che tutti noi abbiamo in casa, una ciotolina, insomma, quindi si può usare. Facciamo proprio una prova come se fossimo un rasatore medio che ha un set, diciamo, normale, insomma, ma già di qualità, ma già di grande qualità. Allora, iniziamo la lavagnaci il viso. E intanto armiamo con 1 euro, la straverde, eccola qua. Anche qua io amo di più le blu, però
anche le verdi non sono male, un euro, senza dover andare a distruggerci con lame particolarmente care. Allora, ecco qua, io monto la mia rama sul mio FATIP. Montiamo la lama sul FATIP. Questo qua mi sta facendo un po' di resistenza, ma noi la piegheremo. Eccola qua, l'ho montata. Inseriamo il pettine storto, che un po' se la piegherà. Ed ecco qua. Ecco qua. Questo è un miracolo, perché è più gentile del gentile normale. Questa è la mia opinione. Ma io avviso. Devo chiamarla una natura sostenibile, no? Cioè, proprio per chi mi dice, ma io non voglio uccidermi economicamente, però voglio avere un set valido, con prodotti di qualità. Allora, mettiamo un po' di crema Wilkinson dentro la ciotola. Prima taglio in ciotola, Ecco qua, tre. Penso che si veda, che basti, insomma. Ecco qua. E quindi anche le creme certamente non avranno le qualità di grandi saponi artigianali, però insomma, per chi si vuole radere non spendere una fortuna, vanno. Questa tra l'altro all'aloe vera, per dire, cioè non è che siano privi di ingredienti. Andiamo quindi a bagnare il pennello sintetico, quindi per chi non ha voglia di stare lì a mettere a bagno, a fare questo, andiamo a stemperare in ciotola, in ciotolina, può essere qualsiasi ciotola che avete in casa. Quindi il montaggio è semplice con queste creme, un po' d'acqua chiara, ed ecco che il montaggio parte. Molto classica la formulazione di una crema, chiaramente stiamo parlando di una crema a 2 euro, quindi stiamo parlando di un prodotto molto molto basico, ma che non rinuncia a una certa comunque qualità, insomma. Poi non lo paragono, ovviamente, ripeto, ai grandi saponi, ai grandi marchi che vediamo nei nostri social quando pubblichiamo. Allora, vedrei ancora un goccino d'acqua, solo perché ne ho messa proprio poca. Ma vedete come la maionese sta montando, è montata in maniera. Il ciuffo Tuxedo ha la sua età, ma non sarà il miglior sintetico del mondo, ma è molto valido, specie poi nelle versioni con un ciuffo grande. Guardate che resa. Allora, mi risciacquo il viso, questo va per 3 giorni, guardate. Mi risciacquo il viso e inizio. Vedete come ha mandato bene in ciotola tutta la casalinga, proprio quelle che usate per le noccioline col per gli ospiti. Quindi è una struttura molto semplice, cioè montaggio molto semplice. Ok, adesso mi sciacquo le mani e andiamo con il nostro FATIP slant, quindi lo storto,
gold, dorato, molto bello. E la nostra astra verde. Io lo trovo dolce. Lo trovo dolce. La piegatura della lama ha avuto un effetto positivo sul sulla resa del rasoio, secondo me. Ovviamente questo è il gold, però potete trovare anche cose molto meno care. Secondo me costa meno quello, non l'ho visto, ma il normale. Però questo è bello anche, più bello da vedere, insomma. Più elegante. Andiamo a rifinire questo in tutte le cose. E già comunque efficace perché con un pelo che ho fatto mi ha portato via il 90% della barba. Secondo me questo è un rasoio che se uno inizia già con questo, magari all'inizio ha un po' più di problemi, ma forse. Questo è un rasoio veramente efficace ed è dolce, ed è dolce. Seconda passata. Il tuxedo si è ammorbidito molto. È una carezza. Ripeto, pur essendo non il migliore che c'è sul mercato e non, secondo me, e non nuovissimo come ciuffo, come tecnologia, come fibra. Però il tuxedo lo fanno anche altre marche, non c'è solo Yaki. Lo fa tante altre marche. Qua. Sono le mani, devo prendere un bel grip. Andiamo di obliquo. Scorrimento totale. Ecco qua. Contropelo, che era già prima contropelo in realtà, eh. Come sapete, il mio obliquo è in realtà un contropelo.
perché è settata sul mio contrapelo. Con il famoso face mapping si capisce qual è il vero contrapelo. Sentiamo un po', qui non ci piove più niente, un pelo qua. E siamo a posto. Abbiamo ottenuto un BBS. Cerchiamo il viso. E sciacquiamo un po' gli arnesi del mestiere di oggi. Tamponiamo. Direi che la radatura è venuta benissimo, non c'è, mi pare, problemi. Avete visto che il rasoio è efficiente, che il rasoio è delicato. Mettiamo un po', tanto per di tires, che comunque ha il wet chaser, quindi un po' stringente, così tanto per dare anche un po' di tono alla pelle. E intanto raccontiamo un po' di cose mentre asciuga. Allora, partiamo dal rasoio. Dov'è il rasoio? Dov'è il rasoio? Dov'è il rasoio? Eccolo qua. Allora, intanto adesso lo smonto e lo prelevo la lametta che finirà nel cimitero delle lamette, eccolo qua. Allora, questo è un rasoio che è smontato, lo sto asciugando. Quindi fate il gentile, lo storto, in questo caso gold. Molto efficace e anche dolce. Io lo consiglio perché lo trovo addirittura più dolce del normale gentile. Questa è la mia impressione. Quindi può essere un rasoio tranquillamente con cui uno, un rasatore di normale esperienza, si rade tutti i giorni, si rade una volta ogni 2 giorni, insomma, anche una volta ogni 5, non è un problema. Quindi chi dice, ma spendere tanto con questo qua, con 32 euro, vi togliete il pensiero. Io adesso ho visto i prezzi, guardate questo qua, anch'io l'ho appena acquistato, quindi abbinato con le Astraverde va benissimo, è un abbinamento vincente, un abbinamento che assolutamente funziona e si vede. 2 passate, brava di 3 giorni, sparita. La crema Wilkinson. Ma chiaro, ripeto, non sarà il sapone artigianale di questo quel produttore, non sarà il sapone americano di ultima generazione, ma è una crema che si fa rispettare e che fa il suo dovere, cioè questo è il punto. Poi il post, io lo trovo buono, cioè, ripeto, non sarà, varrà i 2 euro che costa, non lo so, ma sicuramente è un prodotto che funziona. Quindi chi non vuole spendere troppo ha possibilità di acquistare prodotti come questo, che non è soltanto
questo o quella marca, ce ne sono tante. Poi è chiaro che trovarle non è tanto facile, questa cosa in Germania, però funzionano, ce ne sono tante altre, c'è cioè per dire la Nozema, faccio una suggerenza qua davanti, c'è cioè per dire questa che l'avevo trovata anche lì in Francia, la Williams, ce ne sono tanti prodotti, diciamo, da supermercato anche, che valgono assolutamente quello che, anzi molto più di quello che costano. Chiudiamo con l'uovobarba, cosa ho scelto? Qualità e convenienza. E in questo caso io amo molto la nuova cella che, eccola qua, all'aloe extra bio, che mi ricorda molto come profumazione, questa è la mia sensazione. Un po' anche quella del Creed Adventus, me la ricorda. Comunque, elegante, elegante, 11 euro. Io l'ho vista 10-11 euro. L'ho vista sui siti. Anche qua, prezzo assolutamente. Poi dura una vita, non è che stiamo parlando di un prodotto veramente buono. Profumazione elegante, appunto. Non volgare, non invasiva come la mandorla, che invece io apprezzo un po' di meno, ma sono gusti personali. Questa è ora che guarda l'elemento, fa piacere. Cella, nuova versione. Alcuni la chiamano verde, alcuni la chiamano bio, alcuni dicono quella con l'aloe. Comunque è questa qua. Quindi, conti alla mano adesso. Rasura terminata, alla fine tutta questa rasatura è costata 62 euro. Considerando che però la spesa per il rasoio in questo caso e per il pennello andiamo a 49, noi con 49 euro possiamo raderci tranquillamente per tutta la vita, con prodotti di qualità già elevata. Quindi a chi mi dice sì, uso prodotti di grande prezzo, è vero, ma sono io il primo a dire attenzione che si può avere un set assolutamente di livello senza doversi svenare e senza dover per forza ricorrere a rasoi da 300, 400 oppure a pennelli da 200 euro. No, si può tranquillamente fare, come avete visto. Poi, se uno un giorno vuole acquistare un sapone di grande qualità, può anche farlo, anzi, io lo consiglio, però chi non vuole farlo, chi vuole risparmiare, ha la possibilità di radersi con la rasura tradizionale, ecco, la grande anche versatilità della rasatura del wet shaving, con prodotti di qualità, quindi non proprio basici, no? Spendendo cifre assolutamente, assolutamente accettabili, perché andate a vedere quanto costa radervi con altri metodi e vedrete che quei 47 euro, cosa 49 euro, di base, diciamo, del pennello rasoio, che poi alla fine è la spina dorsale, no, del nostro set. Poi il sapone cambia, il dopobarba può cambiare, e non sono nulla, no? E le lamette sono 1,5 euro la lamette, quindi voglio dire. Quindi è vero, sì, ammetto di aver più volte utilizzato strumenti molto, e li utilizzerò ancora chiaramente, molto costosi, ma questo non significa che io ritenga che chi vuole avere un set ultra dignitoso, ultra decoroso, ultra efficace, spendendo tra virgolette poco, cioè una cifra sostenibile, possa assolutamente farlo. Con questo vi saluto, vi auguro buona domenica e naturalmente buona barba a tutti.